Ragazzi, ciao a tutti, mi raccomando, per chi volesse sostenere questo canale, per chi lo volesse sostenere, lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi nelle iscrizioni. Ci sono ancora troppi utenti nascosti, siete timidi, va vinta la timidezza, ragazzi. Va vinta la timidezza, non bisogna essere timidi, non c'è nulla da essere timidi. Ora io devo fare un video abbastanza asciugato, diciamo, bello asciutto, perché ho un antibiotico addosso e duro fatica a parlare. Allora, partendo dai cinesi, il cinese quando dicevamo su questo canale, ok, le vittorie, ok, i 7 titoli in 4 anni, ma poi alla fine questa gestione a livello finanziario scellerata presenterà il conto, perché ora sento parlare della Juve come se avesse già vinto tutto e avesse sbaragliato la concorrenza. Quindi io mi sento di dire, senza alcun problema, e di ribadire soprattutto che la gestione Zhang, sotto un certo punto di vista, è stata deleteria, perché è stata sprovvista di programmazione e di investimenti. Quindi è stata una gestione deleteria. Fatta su Instant Team, che è vero che hanno portato comunque 7 titoli in 4 anni, ma purtroppo molti tifosi dell'Inter che ora che oggi si incazzano non riuscivano a vedere al di là del proprio naso. Io ho visto la partita della Juventus, sono un tifoso dell'Inter, ma sono anche uno sportivo. La Juve fa dei movimenti, la Juve è una squadra che gioca, che propone dei movimenti interessanti senza palla, e quello potrebbe risultare pericoloso, soprattutto in difesa. Gioca a dei ritmi altissimi, questo glielo permette anche l'età dei giocatori con cui sta affrontando le partite. Noi come Inter sappiamo benissimo che abbiamo 11 titolari, 17 giocatori che hanno giocato competizioni continentali oltre quelli che hanno giocato gli europei, quindi europei, Coppa America. E sono molto su con l'età, molto su con l'età molti nostri giocatori. Loro non hanno, la Juve non ha questi giocatori che hanno fatto queste competizioni, quindi non hanno, diciamo, non sono andati come i nostri dall'altra parte del mondo dopo un anno diciamo, di tante partite. Quindi la Juve sta giocando con degli under 23. Ma che hanno già assaggiato il calcio professionistico, perché come ho detto più di una volta, un conto è fare un anno in più di primavera come ora, no? Visto, volevano, hanno allungato un anno in più di primavera, ma non è mai prolifico come andare a giocare in Serie C. E si vede sul campo, perché io vedo la partita, vedo quei ragazzi, non ne conosco uno. Quindi, ma come fa la Juve? Come fa la Juve? Lo abbiamo già spiegato come fa la Juve, l'abbiamo spiegato in live con Alessandro. È molto semplice il giochino, ma attenzione, prima di andare a rispiegare come fanno questi qui con 200 milioni di passivo a fare questo mercato, bisogna anche dire una cosa, che io mi prendo un anno così transitorio, anche se è un anno transitorio anche per l'Inter, cercherò di arrabbiarmi il meno possibile. Perché nel calcio, se non investi, se non è oggi o è domani, ma nel calcio muori. E l'Inter non può più sopravvivere senza investimenti. Però io guardo il lato positivo: siamo vivi a livello finanziario, siamo credibili, ma purtroppo sappiamo tutti che non ci sono stati investimenti. Anche se Oaktree appena ha preso in carico la vecchia gestione, ha dovuto mettere 130 milioni. E su quello siamo tutti d'accordo, ma questa ormai è diventata una società che necessita di ricapitalizzazioni, di soldi, di investimenti nelle strutture, nello stadio, cioè a noi servirebbero i soldi da tutte le parti, non puoi più permettere di strizzare quello che hai, servono soldi e anche velocemente, cosa che Oaktree non farà, perché Oaktree non metterà soldi nell'Inter e penso che lo stia dimostrando. I 130 milioni è stata costretta a. Appena preso la gestione c'erano comunque delle cose da pagare e da fare.
Questi Gobbi, che comunque chissà come mai, è una roba molto strana che il presidente dell'Aston Villa faccia parte di Exor Council con Theo Elkann. Tra l'altro prendono i due ragazzini, li valutano 30 e rotti milioni e poi fanno passare un mese e li mandano via. Lo so che è molto strano, è strano. È strano con la S maiuscola. Di cosa stai ragionando? Lo so che è strano. Ma purtroppo bisogna riconoscere che loro hanno dietro una proprietà che mette i soldi. E che possono tranquillamente chiudere un bilancio a meno 200 e spendere, fare mercato, perché comunque riescono a fare mercato anche quest'anno, perché stanno andando a ridiscutere il nuovo financial fair play, anche per quello possono fare mercato. E prima di ridiscuterlo faranno un mercato più pesante possibile. È bene capirle queste cose qui. Prima di ridiscutere i financial fair play, loro faranno un mercato devastante, ma questo era prevedibile, capito? Tra l'altro, questi qui già 10 anni fa, tra la Champions, le plusvalenze fatte come le avranno fatte, perché poi ora dovranno rispondere, sforavano i 430 e 440 milioni di fatturato, ma già 10 anni fa, quindi lo sapete il rapporto fatturato, anche per fare mercato e via discorrendo. Quindi questa è comunque una squadra di calcio e fattura tantissimi soldi. Poi, meno male, si sono dati la zappa sui piedi da soli con delle operazioni scellerate tipo Higuain e Cristiano Ronaldo nella gestione paratici, ma ad oggi hanno azzerato tutto. Purtroppo si sono ripuliti della gestione scellerata dei paratici. Hanno abbattuto il Monte Ingaggi, non lo dice nessuno, ma loro hanno abbattuto anche di molto il Monte Ingaggi in maniera pesante. Basta fare i calcoli e vedere il Monte Ingaggi avevano l'anno scorso e quello che hanno quest'anno, e sono stati bravi, soprattutto hanno sfruttato le loro amicizie politiche anche nelle vendite dei giocatori. Vedi Aston Villa, perché hanno venduto tantissimi giocatori e hanno fatto tanta cassa. Gran parte del mercato che stanno facendo è ripagato dalle cessioni che hanno fatto. Mi capisci? Per amicizia, quello dell'Aston Villa in Exor, le plusvalenze, tutto quello che ti pare, io sono d'accordo con te. Ma il problema sta alla fonte, perché se non investi nel calcio, muori. E ormai nell'Inter non si investe più da troppo tempo. Per quello io da un lato sono ancora contento, perché siamo vivi. Noi dobbiamo ringraziare il Signore se con la gestione Zhang siamo ancora vivi. Quindi se quest'anno, no, con Instant Team, accumulando debiti, facendo prestito che paga debito, se con un Instant Team riusciamo a rompere i coglioni ancora in campionato, a dire la nostra, e aspettare che arrivi finalmente un passaggio di proprietà con una proprietà che ha voglia, che vuole investire, siamo a posto. Perché ragazzi, cioè, io te lo dico, l'Inter è una squadra che quando gioca a calcio fa godere, ma bisogna essere onesti, intellettualmente onesti. Questa è una squadra che dipende da un gioco corale, che a sua volta dipende da 4-5 giocatori, di cui 2-3 hanno 36 anni. Perché se si ferma Acerbi dietro, faccio un esempio, noi siamo messi male. Se si ferma Mkhitaryan, siamo messi male. Se si ferma Calhanoglu, non ce n'è uno che lo possa sostituire. Davanti non ne parliamo. Per me davanti, oltre la tua, c'è il vuoto. Ognuno dica la sua, però ascoltate anche la mia. Per come la vedo io, davanti, oltre la tua, c'è il vuoto. A noi serviva un attaccante totalmente diverso rispetto a quelli che abbiamo dopo la Tula. Capisci? Che poi l'attaccante deve correre, l'attaccante deve far gol. L'attaccante, per essere utile, deve buttare la palla dentro, perché Arnautovic l'anno scorso è stato massacrato nonostante i gol in Champions contro il Benfica. L'attaccante o fa gol o gli tirano i pomodori e c'è poco da fare. Ima ha corso, si è impegnato. Quanti gol hai fatto? Quanti gol fai? È quello che conta. I gol, quello conta. L'attaccante deve fare gol. Sono altri che fanno gioco. Poi è normale, l'attaccante moderno deve venire dietro, deve appoggiare il centrocampo, dare una mano ai braccetti e vengano su, ma l'attaccante è utile se fa gol. Solo in quella maniera è utile l'attaccante.
E soprattutto questa è una squadra che oltre Thuram, oltre all'età media altissima, perché lo disse anche Bergomi a Sky, poi qualcuno dice Bergomi è milanista, Bergomi sarà anche milanista, ma Sky dice l'Inter è la squadra più vecchia d'Italia e tra le più vecchie d'Europa, ed è vero. Perché? Non me ne frega una sega se la Juve fa giocare i ragazzi di 20 anni e vince contro il Verona che ha dato tre peli a Parrucca a Napoli. Ma quando incominci a puntare sui 35enni e sui 36enni, il rischio si alza di parecchio, perché già sono stati strizzati e quindi, capito, il tempo sui muscoli passa. E noi in questa squadra abbiamo investito quasi nulla, zero. Palacios, a me piace, lo sapete, ottimo investimento, ma Palacios... Il portiere è stato pagato, Martinez, con gli ingaggi non hai più di Sensi, di Klaassen, di Sanchez, cioè l'Inter non ha speso nulla praticamente quest'anno. E a livello di infrastrutture, noi siamo dietro tantissimi perché non abbiamo le strutture per fare l'Under 23, non abbiamo ancora lo stadio, ma per fare queste cose qui servono i soldi, perché ragazzi, noi quest'anno ancora, ce la giochichiamo, ma dai, prossimo anno, se non investi, muori. Ciao, Inter.